Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down." Dunque, cominciamo questo nostro primo appuntamento, che tra l'altro, dopo le testimonianze di cui sentirete, è anche arricchito da un documento, da un filmato, no? Che cerca in qualche modo di raccontare in forma anche visiva questi benedetti anni di piombo. Tra l'altro non lo dice mai nessuno, perché si chiamano anni di piombo? Da una parte intuitivo, c'erano il piombo dei proiettili, certo, in realtà viene dalla traduzione di un celebre film, credo dell'80, di una regista tedesca, Margarete von Trotta, che parla di una vicenda di terrorismo, no? Legato alla, allora si diceva, Germania dell'Ovest, la Rote Armee Fraktion, una specie di brigata, una qualcosa simile alle Brigate Rosse in Germania. Questa mattina c'è un approccio particolare agli anni di piombo. Gli anni di piombo sono grosso modo, adesso poi vediamo che io non dica un'eresia storiografica, mi correggerà Giovanni Bianconi, però sono grosso modo gli anni 70 e un pezzettino degli anni 80. Gli anni di piombo sono qualche cosa che è nato dalle contestazioni studentesche degli anni 67-68, a Torino soprattutto 69, ma ci sono degli snodi particolari. Gli anni 70, in particolare il 77, voi vedrete, c'è una figura che è diventata simbolo quasi degli anni di piombo, un dimostrante che impugna in una via di Milano, che impugna con due mani la pistola puntandola verso la polizia. La via si chiamava Via De Amicis, è una foto che è diventata quasi il simbolo del salto verso la lotta armata, l'avrete vista un sacco di volte e probabilmente c'è nei vostri libri. Nel 1977 io avevo 20 anni, facevo lo studente universitario a Palazzo Nuovo, qua vicino. Il primo ottobre del 77 muore un ragazzo in un bar che certamente voi conoscete, qui di Via Po, si chiamava L'Angelo Azzurro, il ragazzo, il bar, scusate, no, scusate, il ragazzo si chiamava Roberto Crescenzio, non c'entrava nulla, era uno studente lavoratore che si trova imprigionato nel bar quando durante un corteo si stacca una frangia e getta una bomba incendiaria nel bar, lui era nel bagno, rimane intrappolato e io ho molto vivida l'immagine di questo ragazzo che viene portato fuori e viene fatto sedere sotto i portici di Via Po su una sediolina di quelle che si usavano allora nei bar, fatte di metallo con il filo di plastica, e lui era completamente nudo e completamente nero, perché tutti i vestiti si erano bruciati, non aveva più capelli. Questo ragazzo era vivo, morirà dopo una agonia terribile, poi in ospedale. E quindi quegli anni sono anche visti all'interno di una vicenda personale. Il libro di Bianconi, io vi dico la verità, non l'ho letto, è di 400 e passa pagine. C'è una bella parte al fondo, si chiama bibliografia essenziale, è veramente essenziale nei due sensi.
ridotta all'essenza, ma anche utile per fare una serie di letture di quel periodo. Sono citati libri di storia, ma, e questo mi piace particolarmente, sono citati anche delle biografie, delle autobiografie, sono citati dei romanzi. Ne manca uno, spero di non sbagliare, di aver visto bene, uno molto particolare, di parte, fazioso, ma è bene leggerlo se capita, perché l'importante è capire di che da che parte vengono le cose e poi farne una valutazione. Il libro è di un autore, si chiama Nanni Balestrini, il titolo è Gli Invisibili, e dà il senso anche di come in quegli anni le vite furono travolte da una serie di eventi che sradicarono dalla scuola, dal lavoro, portarono a delle scelte radicali. La cosa fondamentale, e concludo, per cui abbiamo fatto questo, è perché questa non è la storia delle vittime, dei figli delle vittime. Certo, loro hanno pagato un prezzo altissimo, ma questa è una storia di tutti. Io non ho letto il libro che questa mattina fa un po' da protagonista, di Giovanni Bianconi, ma ne ho letto uno prima e sono andato a prenderlo perché c'è una parte che volevo ricordare. Si chiama Il brigatista e l'operaio, è la storia di un brigatista rosso, Vincenzo Guagliardo, che nel 79 a Genova uccide un operaio della CGIL, un delegato sindacale, Guido Rossa, e il libro parla della figliola Sabina Rossa che un giorno decide di scrivere una lettera e poi incontrare il brigatista in carcere che aveva ucciso suo padre. È un libro molto duro, è un libro difficile da leggere, anche perché fa star male. La cosa importante, il libro è bello, per carità, le cose importanti sono tante, ma c'è una cosa molto bella nell'ultima pagina. Quando Sabina Rossa e altri familiari delle vittime scambiano una serie di lettere con il brigatista e sua moglie che sono in carcere, tra l'altro è quello che è stato definito il Guagliardo un irriducibile, cioè non si è mai pentito, non si è mai dissociato, è stato in carcere per 30 anni. C'è uno scambio di lettere e Sabina Rossa dice: da parte nostra vi è la richiesta di essere rispettati e riconosciuti come cittadini più colpiti di altri e insieme la volontà di pensare e guardare a un'idea di giustizia in termini di ricomposizione sociale, perché i delitti che ci hanno segnato riguardano l'intera comunità, l'intera società, le istituzioni. Non questioni personali da risolvere fra vittime e carnefici, chiosa Bianconi, ma collettive e da riportare all'attenzione di tutti. Questa è una storia di tutti, è una storia, usando una celebre espressione, con cui bisogna fare i conti, che non possiamo dimenticare, una storia che ci coinvolge in prima persona, chi c'era, chi ne ha subito pesantemente le conseguenze, ma anche naturalmente voi ragazzi che vi avvicinate a questo tipo di storia, magari anche con una certa difficoltà, non c'è mai tempo, non ci si arriva mai, ci si arriva di corsa. Il libro lo sa e quindi ne fa un paragrafetto all'interno di un più ampio capitolo. Ecco, invece è qualcosa di diverso, non è una cosa morta ed è per questo che è bello, ci è sembrato bello cominciare così, con una serie di testimonianze. Grazie, grazie di essere venuti prima di tutto i miei studenti certamente, ma poi anche quanti vorranno oggi qui presentarci questi eventi, questi fenomeni.